Ciao, sono Giuseppe di giuseppepipia.com e questo è un video di reazioni alla nuova Canon EOS 6D Mark II. Canon ha appena annunciato questa nuova fotocamera tanto attesa dai fotografi amatori avanzati che vogliono una fotocamera full frame, cioè con un sensore da 35 mm, però a un prezzo più ragionevole. Infatti sarà intorno ai 2000 dollari, ancora il prezzo in euro non è disponibile. Ma sicuramente, considerando anche il cambio, sarà poco superiore ai 2000 euro. Dunque, innanzitutto le novità. È una fotocamera che viene dopo ben 5 anni dalla sua precedente versione, la Canon EOS 6D, che ha fatto veramente la fortuna di molti fotografi che poi si sono traslati a essere fotografi professionisti. Infatti poi hanno acquistato magari una Canon EOS 5D Mark III o Mark IV o addirittura la Canon EOS 1D o DX Mark I o Mark II. Quindi era molto attesa da chi, magari anche come me, ha una fotocamera con sensore più piccolo per fare il salto di qualità. E diciamo che dal punto di vista delle foto, di nuovo, non si hanno assolutamente grandi sorprese. Infatti si ha un nuovo sensore da ben 26.2 megapixel, un mirino intelligente, una estesa gamma di sensibilità e sensore fino a ben 40.000 ISO nativi, ovviamente estendibili fino a 102.500 ISO, e inoltre, oltre a avere il GPS, il WiFi e anche la connettività NFC, ha anche lo schermo orientabile, proprio come la 70D o la 80D, ed era una caratteristica che era molto attesa da molti fotografi e anche videografi, perché effettivamente uno schermo del genere, che tra l'altro è pure touchscreen in questa versione della 6D, permette nuove visioni e facilità di utilizzo anche in condizioni un poco più difficili. I punti di messa a fuoco sono aumentati da 9 a 45 e stavolta sono tutti del tipo cross type. Tuttavia sembrerebbe che siano ancora concentrati sulla parte centrale dell'inquadratura e non è possibile dunque sfruttare meglio la regola o la linea guida dei terzi, o anche fare cose estreme come per esempio mettere appunto il soggetto ai margini dell'inquadratura. Quindi in tal caso occorrerà utilizzare delle tecniche di mettere a fuoco e ricomporre la nostra foto, facendo appunto attenzione che si mantenga la messa a fuoco sul nostro soggetto. E ovviamente non poteva mancare il sensore con la tecnologia dual pixel, che ormai è di gamma nelle fotocamere Canon. Infatti anche nella nuova 200D, la fotocamera reflex più piccola al mondo come Canon la pubblicizza, è incluso il sensore con la tecnologia dual pixel autofocus, che veramente per i video è l'ideale da utilizzare. Cosa però manca, e infatti manca anche come nelle specifiche riassunto delle specifiche nella pagina dedicata di Canon, sia italiana che in altre versioni, manca il 4K. Questo Canon secondo me ce lo farà desiderare per almeno altri 3-4 anni, se 5 anni sono stati necessari per aggiornare questa fotocamera, allora non ci dobbiamo aspettare molto di meno per una nuova versione, una Mark III con finalmente il 4K. Sicuramente questo lascia molto titubanti su ciò che sta facendo Canon, già con la 5D Mark IV e la 1DX Mark II ha introdotto il 4K, ma a un prezzo davvero
davvero esorbitante, non solo in termini appunto di euro, ma anche di gestione del file. Infatti sono file in Motion JPEG, cioè un codec molto vecchio che non richiede particolari tecnologie nel campo hardware, da cui sì, si possono prelevare delle immagini da 8 megapixel da stampare, tuttavia non è per tutti, o meglio già 15 minuti di video riescono a riempire una scheda di memoria da oltre 100 GB, quindi veramente un codec non accessibile a tutti per la gestione. Quindi magari ci si aspettava per la 6D Mark II sì il 4K e magari anche con un codec più gestibile, come per esempio un H264. Tuttavia Canon ha deciso di non introdurlo e introdurre soltanto il Full HD a fino a 60 o 50 immagini al secondo. Questa mossa secondo me prova la mia personalissima ipotesi di un fotoamatore, che Canon in realtà è stata presa di sorpresa dal fatto che altri marchi della concorrenza abbiano introdotto il 4K in fotocamere meno costose, e quindi ha dovuto correre ai ripari per proteggersi un pochettino, ma almeno nelle fotocamere professionali. Tuttavia non ha ritenuto possibile introdurre 4K nelle tradizionali fotocamere reflex, perché è vero che comunque 4K richiede una particolare gestione dell'hardware, che in una fotocamera come una reflex tradizionale è un po' difficile da gestire. Quindi effettivamente secondo me Canon, oltre appunto a introdurre 4K nella 5D Mark IV con un pesante fattore di crop, quasi 1.8 volte è la lunghezza focale, e il fatto di utilizzare anche un codec molto antiquato che dà file di dimensioni enormi, dimostra che appunto Canon sia stata colta di sorpresa e ha dovuto correre ai ripari. E infatti nella 6D Mark II manca assolutamente 4K, tranne per la possibilità di fare dei timelapse incorporati nella fotocamera con il 4K e, indovinate un po', con il codec Motion JPEG. Un'altra sorpresa di questa fotocamera è che l'otturatore arriva fino a un tempo di esposizione di un 4 millesimo e non un 8 millesimo, come anche la mia 70D riesce a fare, o come la 80D e le altre fotocamere più avanzate. È vero che questa è una fotocamera entry level per gli appassionati, però è pur sempre una fotocamera full frame ed è pur sempre una fotocamera da 2000 euro. Si può benissimo aspettare un otturatore che vada a un 8 millesimo. Certo, non c'è molta differenza per fermare l'azione, ma un 8 millesimo serve quando si vuole utilizzare un'apertura di diaframma f1.4, che è molto abbordabile negli obiettivi, in condizioni di alta luminosità, quindi quando si è all'esterno. Infatti a un 4 millesimo non si riesce a avere una buona esposizione con 1.4 e anche a ISO basse, ma occorre utilizzare un 8 millesimo o tempi esposizione più vicino a un 8 millesimo per avere un'esposizione più consona. Quindi va bene che è una fotocamera appunto entry level, ma è veramente molto entry level anche se è una fotocamera da 2000 euro. Quindi diciamo che Canon, secondo me, secondo la mia modestissima opinione, ha perso un'occasione con questa 6D Mark II. Vero, ha aumentato i megapixel, però solo nella sezione delle foto e non anche dei video. E inoltre non ha aggiornato questa pecca, che era anche nella 6D, nella prima versione, di un otturatore fino a un 4 millesimo. Infine
anche il 4K, totalmente mancante per gli usi che ci si aspettava. Quindi, che dire, è una fotocamera da acquistare? Non lo so. Sinceramente non lo so, perché già 26 megapixel comunque non sono eccessivi, però comunque comportano una spesa in hard disk esterni leggermente maggiore rispetto già a un 24 megapixel. Poi anche le funzionalità video, che sono limitate soltanto a 1000, al full HD, diciamo fino a 50 immagini al secondo, ma è ciò che succede anche nella 80D. Non solo, ma la 80D permette appunto di utilizzare obiettivi ben più luminosi del classico 2.8 anche in condizioni di alta luminosità, con l'otturatore appunto a un 8 millesimo. Quindi è veramente da acquistare la 6D Mark II per 2000 euro e passa? Io credo proprio di no. Ci sono altre opzioni, ci si può accontentare di una 80D. Vero è che è un sensore crop, vero che non bisogna moltiplicare la lunghezza focale e anche l'apertura del diaframma, tuttavia per i benefici e il prezzo, secondo me, non effettivamente vale la pena. Ed è bene aspettare ancora un pochettino se si vuole passare al full frame o fare il grande balzo e prendere una fotocamera come la 5D Mark IV, che è oltre 4.000 euro. Quindi è una spesa non indifferente. Quindi, che dire, Canon, per questa mi hai deluso, sinceramente, nonostante abbia delle caratteristiche veramente ottime, come appunto il dual pixel autofocus, finalmente un touchscreen girevole, orientabile. Però la mancanza di 4K, la mancanza anche di utilizzare i miei obiettivi, che già ho uno AF1.4 all'esterno, sinceramente secondo me sono dei deal breaker, cioè dei fattori che fanno perdere la voglia di acquistare questa fotocamera. E voi invece cosa pensate su della 6D Mark II e cosa vi aspettavate di questa fotocamera? Lasciate pure un commento qui sotto al video, sarà bello interloquire con voi. Se non volete perdere gli altri video sulla fotografia, iscrivetevi al mio canale. Ciao!